primo Fabio Gironi per essere, aver accettato di partecipare a questo ciclo di conferenze. Ancorché giovane, Fabio Gironi dimostra la validità della teoria di Hegel secondo cui lo spirito va da Oriente a Occidente. Egli infatti si è laureato a Roma, ha avuto un master a Londra, un dottorato a Cardiff e adesso insegna a Dublino, per cui in effetti, sebbene in maniera non vistosa, tutto il suo sviluppo spirituale è stato verso Occidente. E tra l'altro editor di Speculations, che è, per dire così, il giornale ufficiale del realismo speculativo, cioè di questo movimento assai vivo nella cultura anglo-francese. E nel novembre del 2014 ha pubblicato un libro per Palgrave Macmillan intitolato Naturalizing Badiou, naturalizzare Badiou, che è un'impresa non da poco, perché in definitiva Badiou crede che esista solo la matematica, e quindi naturalizzarlo non è una cosa che si possa fare lì per lì. Infatti ci va perlomeno un intervento per naturalizzare Badiou, e magari può fare anche bene a Badiou, sarà più contento. Ho letto tanti saggi. Un saggio che per me è molto frustrante, perché cercavo di scaricarlo tante volte, era un su Kant, che ho provato su Edu, quindi quello non l'ho messo ancora, è il saggio che uscirà nel volume che editano Sara e... Devo aspettare che uscirà il volume per metterlo. Non ero io semplicemente incapace, ma ero molto curioso di vedere quello. Ho ripiegato su le... giudiziose e interessanti riflessioni su Kant che fa molto tempo fa, oramai si parla del 2010, in una recensione della storia dell'antirealismo continentale di Lee Bragdon, A Thing of This World, dove manifesta uno spirito che credo poi sia comune a tutti questi vari tipi di realismo, cioè il tentativo di superare la contrapposizione tra filosofia analitica e continentale. E io credo che il contributo, il lavoro che ha caratterizzato le ricerche di Fabio siano un esempio di un modo di lavorare che in un certo senso consegna nel passato moltissime contrapposizioni che siamo abituati a considerare come ovvie all'interno delle nostre abitudini intellettuali, che ritengo sia molto buono, non per dire che tutte queste tradizioni erano sbagliate, ma al contrario, erano tutte buone, come dice Braver, citato da Fabio Gironi nella sua recensione. Ho notato che tanto fra gli analitici quanto fra i continentali c'è una posizione di straordinaria saggezza, ed è un vero peccato che vadano perse in tutti i recensioni continentali. Questo è il quadro generale, e adesso Fabio ci parlerà di una vicenda che in un certo senso è anteriore alla scissione di cui stiamo parlando. Prego. Grazie. Voglio innanzitutto ringraziare Maurizio e Sara, che purtroppo non è qui, per l'invito, soprattutto perché, dato che la mia educazione filosofica è avvenuta per lo più nel mondo anglosassone, a parte appunto a Maurizio e Sara, ho perso quasi tutti i contatti con il mondo filosofico italiano, e questa è un po' la mia prima apparizione pubblica in Italia. Dico questo non per essere esterofilo, ma per darvi un'idea del mio background. Devo lo sviluppo della mia coscienza realista agli ambienti legati al cosiddetto realismo speculativo, un movimento che ha subito grandi mutazioni negli ultimi 6-7 anni ed è oggi frammentato in varie posizioni divergenti. Per posizioni filosofiche e contatti personali io mi trovo sul lato che ha un approccio più amichevole verso l'epistemologia e alla tradizione neocantiana. Legato a questo sembrerà strano, ma voglio anche scusarmi preventivamente per l'italiano. Non faccio un discorso filosofico in italiano dal gennaio 2007, quando ho difeso la tesi di laurea. E il mio italiano filosofico è un po' arrugginito, se uso termini non chiari o sbagliati fatemelo presente. Gli autori a cui mi riferisco in questo intervento sono tutti di lingua inglese.
e per la stragrande maggioranza sono testi mai tradotti in italiano. Dato che ho molte citazioni, ma che non volevo leggere mezzo paper in italiano e mezzo in inglese, ho optato per un compromesso. Nelle slide ho messo le citazioni originali, ma io leggo le mie traduzioni in italiano, così che potete controllare anche se la traduzione funziona bene. Ho preparato questo obiettivo con tre obiettivi in mente, questo intervento con tre obiettivi in mente. Quello storiografico, di offrire una breve, parziale ma corretta istantanea di un periodo della storia della filosofia che è molto poco conosciuto, in Italia ma anche nel mondo di lingua inglese, ossia quello delle prime 3-4 decadi del XX secolo negli Stati Uniti. I dibattiti epistemologici di questo periodo sono stati per lo più dimenticati, essenzialmente per effetto della grande migrazione di intellettuali, tra cui filosofi, dall'Europa agli Stati Uniti, causata dall'emergere del nazismo in Europa. Il positivismo logico, quali che siano i suoi meriti o demeriti intrinsechi, ha essenzialmente resettato la tradizione filosofica americana e riscritto il suo progetto di ricerca. Se il pragmatismo di James Pierce Dewey è riuscito a sopravvivere in modo carsico, riemergendo negli anni 70 e 80, soprattutto grazie a Rorty e a Putnam, il dibattito tra idealismo, New Realism e Critical Realism, che dominava l'attenzione filosofica di un'intera generazione tra circa il 1900 e il 1930, è stato quasi totalmente dimenticato. Secondo obiettivo, quello più prettamente filosofico, dimostrare come questo periodo di discussione sia di interesse per il dibattito presente riguardo al ritorno del realismo in filosofia europea. Più che una mera omonimia tra il New Realism del 1910 e quello del 2011, ci sono lezioni epistemologiche importanti che possiamo trasportare nel presente per correggere quelli che, a mio avviso, sono alcuni errori che il realismo contemporaneo rischia di commettere. 3. Quello metafilosofico, di sollevare la questione del riproporsi ciclico della dialettica tra realismo e antirealismo nella storia della filosofia. Il problema del rapporto tra apparenze e realtà è, se non il problema della riflessione filosofica, quantomeno uno dei due o tre problemi più universali e ricorrenti da Platone ad oggi. Il New Realism. Tra le ultime decadi del 1800 e la prima decada del 1900, l'ambiente filosofico americano è dominato dal Dipartimento di Filosofia di Harvard, dove, fra varie personalità di spicco, dominano due filosofi, William James e Josiah Royce. I due rappresentano tendenze filosofiche molto diverse. James è un pluralista, un empiricista radicale e tra i fondatori del pragmatismo. Joyce è un tardo idealista ed un monista. Ciononostante, i due erano legati da un fortissimo legame di amicizia e di confronto filosofico. Royce è particolarmente interessante se consideriamo che rappresenta un anello di legame diretto tra il tardo idealismo tedesco e la filosofia americana, perché in gioventù studiò a Göttingen con Rudolf Hermann Lotze, che è un altro filosofo oggi poco studiato, ma che al tempo era un filosofo estremamente importante in Germania e che ebbe grandi influenze su figure centrali del Novecento come Frege da una parte e Husserl dall'altra. Arthur Lovejoy nel 1930 descrive la situazione in questi termini: la metafisica dei maestri filosofici, la cui influenza era dominante nella maggior parte delle università americane 35 anni fa, aveva una comune e fondamentale premessa che veniva considerata come stabilita al di là di ogni ragionevole dubbio. Metterla in questione significava semplicemente tradire il proprio desiderio di una genuina iniziazione alla filosofia. Era la proposizione che, nei termini di Bradley, essere reale o anche solo esistere significa essere parte di un'esperienza senziente. L'esperienza senziente, in breve, è la realtà, e ciò che non lo è non è reale. Non vi è essere o fatto al di fuori di ciò che viene comunemente chiamato esistenza psichica. Il tipo di idealismo in questione è un monismo spiritualista che vede l'interezza dell'essere come contenuta in un'unica e vasta coscienza universale. Nel suo testo introduttivo alla storia della metafisica del 1910, la psicologa e filosofa Mary Wilton Calkins, che tra l'altro è stata la prima donna negli Stati Uniti a essere presidente sia dell'Associazione Americana di Filosofia che dell'Associazione Americana di Psicologia, pone questa dottrina in diretto legame genealogico con l'idealismo hegeliano, sebbene si possa mettere in dubbio queste interpretazioni di Hegel. I sistemi spiritualisti di pluralismo e monismo sono chiaramente divisi. Il primo insegna che l'universo consiste, nella sua natura ultima, in una comunità di individui relazionati. Il secondo è la teoria che la realtà ultima è, nella sua natura più intima, una persona singola ed individuale, che si differenzia nelle molteplici personalità ed oggetti del mondo osservato empiricamente.
Il contrasto è quello che abbiamo già studiato tra le dottrine di Leibniz, Berkeley e Fichte e la teoria che è stata per prima formulata inequivocabilmente da Hegel e dopo difesa da Lotze, non consapevole del suo essenziale assenso con Hegel, e poi difesa dai neoghegeliani in Inghilterra e in America, tra gli altri Green, Caird, Boscanet e Royce. I primi due erano in Inghilterra e i secondi negli Stati Uniti. Nel 1900 Royce pubblica il primo volume della sua maggiore opera filosofica, non la prima ma la maggiore, Il mondo e l'individuo, il testo delle Gifford Lectures presentata da Berdin l'anno precedente, dove espone e difende il suo idealismo tramite il contrasto con altre tre concezioni storiche dell'essere, il misticismo, il razionalismo critico kantiano e appunto il realismo. Il capitolo 3, intitolato Gli enti indipendenti, un esame critico del realismo, consiste nella costruzione di una plausibile ma tendenziosa definizione di realismo e della successiva critica a quest'ultima, sostenendo che il realismo fallisce nella sua inabilità nel dare una spiegazione al tradizionale problema dell'uno e dei molti. Il punto cruciale verte sulla realtà delle relazioni tra due entità e sull'indipendenza o meno delle ultime dalle prime. Quindi Royce scrive: rifiuto esplicitamente di ammettere che, nella nostra concreta esperienza umana, tu puoi mai mostrarmi due oggetti fisicamente reali che siano così indipendenti l'uno dall'altro che nessun cambiamento nell'uno debba corrispondere a un cambiamento nell'altro. Al contrario, i casi menzionati sono casi di oggetti tali che certi cambiamenti ad uno corrispondono in verità a cambiamenti molto precisi nell'altro, e l'essere dell'uno può essere solo definito se si ammette la possibilità di tale cambiamento. E poco dopo, ciò che abbiamo imparato è che qualsiasi definizione di un essere assolutamente indipendente, enti che potrebbero cambiare o svanire senza che nulla cambi ai loro compagni, è in ogni regione dell'universo, naturale o spirituale, una contraddizione senza speranza. Non esistono tali entità mutualmente indipendenti. Essenzialmente Royce considera il suo tipo di monismo come l'unica possibile descrizione della realtà, una descrizione che esclude l'esistenza di relazioni esterne, ossia relazioni che non hanno effetto sulla natura intrinseca delle entità che entrano in tale relazione. In un universo monista di relazioni interne, il realismo che difende l'indipendenza dell'entità pensata dal pensiero è impossibile. È la generazione di studenti che viene educata da James e da Royce che reagisce a tutto questo, nuovi filosofi che assumono il ruolo di innovatori e desiderano una rottura con la tradizione idealista, o assolutista come spesso era definita, dominante, ed insoddisfatti anche dalla direzione insufficientemente realista del pragmatismo di James. Bisogna notare che il pragmatismo non è necessariamente antirealista o costruttivista, e se oggi circola questa idea è per lo più colpa di Rorty. I primi pragmatisti consideravano il loro lavoro come empiricista, naturalista e realista. Ciò nonostante l'approccio obiettista alla metafisica e comportamentalista alla verità che difendeva James non era abbastanza oggettivista per questi nuovi realisti, che volevano andare oltre. Lo storico della filosofia americana Herbert Schneider, scrivendo nel 1964, ricorda quel momento in questi vividi termini. Nel 1910, ossia intorno alla data di morte di James, molti tra i suoi ex studenti lanciarono un attacco coordinato all'idealismo. L'idealismo era ancora fortemente radicato nei circoli accademici. Ad Harvard, Josiah Royce ne era il suo campione militante. La Sage School of Philosophy era in piena attività e inviava discepoli di Boscanet verso posti accademici in tutta la nazione. La recente fondata American Philosophical Association aveva una leadership idealista. Invece di sentirsi scossi dai pragmatisti e dalla grande popolarità di William James, gli idealisti sfruttarono la confusione ed il soggettivismo creato dai pragmatisti e presentarono l'idealismo assoluto come l'unico baluardo di oggettività in filosofia. Una banda di giovani idealisti vede l'opportunità, avrebbero strappato il vessillo dell'oggettivismo dagli idealisti. E uno dei protagonisti di questa rivolta scrive diversi anni dopo che quando James, vincendo le sue precedenti paure, ebbe l'audacità di scherzare riguardo all'assoluto, ci furono giovani ateniesi che risero con lui. Molti di noi oggi sono, rispetto a quei tempi, diventati più tristi e spero più saggi, ma l'incantesimo dell'idealismo assoluto era irreparabilmente spezzato. Ed offre una meravigliosa descrizione di tale idealismo. L'idealismo che mi proposi di uccidere era quello nato dal matrimonio del soggettivismo e dell'universalismo. La sua prova mi sembrava, come mi sembra ancora oggi, di consistere in un soggettivismo fallato, salvato dal naufragio del solipsismo dall'intervento miracoloso dell'assolutismo. Già nel 1902,
quindi 2 anni dopo che Royce pubblica il suo libro. Due giovani filosofi, William Pepperell Montagu e Ralph Barton Perry, che al tempo erano meno che trentenni, ovviamente non nella foto, non ho trovato delle foto dove erano giovani, e pubblicano 2 articoli di risposta a Royce, ed è questo il primo vagito del nuovo movimento realista. Entrambi si concentrano sulla questione dell'esternalità delle relazioni. Montagu ammette che certamente ci possono essere 2 oggetti separati l'uno dall'altro che influenzano l'un l'altro, ma osserva come non ci sia nessuna implicazione logica, come invece Royce aveva implicitamente stabilito, fra la mettere l'indipendenza di un oggetto dall'altro e il postulare l'impossibilità di un oggetto di influenzare un altro, inclusa la relazione cognitiva tra pensiero e realtà. Il realismo non ha bisogno dell'iperindipendenza che Royce gli aveva polemicamente assegnato. Perry fa eco a Montagu e dichiara che è possibile difendere la tesi realista in modo da includere una relazione tra idea ed il suo oggetto, ma senza mettere in questione l'indipendenza dell'oggetto, o specificando che l'oggetto sarà indipendente dall'idea senza implicare una simile indipendenza da parte dell'idea. Il realista difende un certo specifico tipo di relazione tra idea e oggetto. Il passo più importante nella dialettica del professor Royce è la riduzione di tale relazione ad un assoluto e mutuale isolamento. Di nuovo, l'attenzione qui è rivolta al problema della relazione cognitiva tra pensiero e oggetto. In un celebre articolo di qualche anno dopo, scusate, Perry formalizza la questione dell'idealismo in questo modo. L'idealismo ontologico, dunque, è il nome per la proposizione ERCT definisce T. L'idealismo ontologico, dunque, è una teoria per la quale T necessariamente sta in relazione RC con E, o che la relazione RCDE è indispensabile per T, dove E sta per ego, R per relazione cognitiva e T per totalità, che se si sostituisse semplicemente oggetto esterno sarebbe lo stesso discorso. Perry sostiene, ed è, no, ah, scusate, c'è stato... facendo un salto avanti nel tempo, è da notare come questa discussione attacchi precisamente lo stesso tipo di obiettivo che Meyassu attacca nel suo Dopo la finitudine. Essere un correlazionista, nei termini di Montagu e di Perry, e il credere che quando il pensiero e la cosa in sé entrano in contatto, la relazione pertinente è per entrambi una relazione interna, co-costituente l'uno dell'altro e non una relazione esterna. È una correlazione, non una semplice relazione. Una breve istantanea della situazione al di là dell'oceano. In Inghilterra possiamo osservare lo stesso tipo di reazione realista all'idealismo dominante. Qui il vecchio idealista da superare è Bradley, mentre i rappresentanti della nuova generazione sono Russell e Moore. In delle note autobiografiche scritte nel 1957, Russell ricorda che durante il 1898 diverse cose mi portarono ad abbandonare sia Kant che Hegel, a dubitare delle argomentazioni di Bradley contro le relazioni e delle basi logiche del monismo, grazie all'influenza di Jim Moore. Lui divenne il leader di questa ribellione ed io lo seguì con un senso di emancipazione. Bradley sosteneva che tutto ciò che è cresciuto dal senso comune è una mera apparenza. Noi andammo all'estremo opposto, che è reale tutto ciò che il senso comune, quando non influenzato da filosofia o teologia, suppone come reale. Con la sensazione di fuggire da una prigione, ci sentimmo liberi di credere che l'erba è verde, che il sole e le stelle sarebbero esistite anche se nessuno ne fosse stato cosciente, e persino che esiste un mondo pluralista e senza tempo di idee platoniche. Il mondo che era stato fragile e logico d'improvviso divenne ricco e vario e solido. Nel 1903, infatti, Moore pubblica un importante paper intitolato per l'appunto La refutazione dell'idealismo. Tornando negli Stati Uniti, nel 1910 6 giovani filosofi, la maggior parte dei quali studenti o di James o di Royce o di entrambi, ed in aperta polemica con le tesi di quest'ultimo, pubblicano sulla loro recente Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods un manifesto realista dal titolo Il programma e la piattaforma di 6 realisti.
Di questi sei, per motivi di tempo, considero solo Montague e Perry, anche perché mi sembrano essere i due esponenti più significativi del gruppo. Questo manifesto è diviso in sezioni, uno per ogni autore, a loro volta divisi in punti numerati. La sezione di Montague, intitolata Il significato del realismo, inizia così. Il realismo sostiene che le cose oggetto di conoscenza continuano ad esistere inalterate quando non sono conosciute, o che le cose possono entrare ed uscire dalla relazione cognitiva senza pregiudicare la loro realtà, o che l'esistenza di una cosa non è correlata con o dipendente dal fatto che qualcuno la esperisca, la percepisca, la concepisca, ossia in qualsiasi modo cosciente di essa. Il realismo è opposto al soggettivismo e all'idealismo epistemologico, che nega che le cose possano esistere a parte dall'esperienza che si ha di loro o indipendentemente dalla relazione cognitiva. E notate come la discussione del realismo è ciclica. Questo passaggio potrebbe essere stato tranquillamente scritto l'anno scorso, e di nuovo, per chi ha familiarità con il libro di Meyassu, il riferimento alla correlazione è particolarmente suggestivo. La sezione di Perry contiene altri elementi importanti che voglio sottolineare. L'oggetto o il contenuto della coscienza è un'entità nella misura in cui un'altra entità reagisce ad essa, in una maniera specifica esibita dal riflesso del sistema nervoso. Dunque la natura fisica, per esempio, è in certe circostanze direttamente presente alla coscienza. Nella sua applicazione storica ciò significa che il dualismo cartesiano e la teoria rappresentativa sono false e che i tentativi di superare queste teorie riducendo mente e natura l'una all'altra o a qualche terza sostanza sono ingiustificati. E di nuovo Montague, verso la fine di un paper scritto un paio d'anni dopo, confrontando il nuovo realismo con dei realismi precedenti della storia della filosofia, scrive: come più delle cose, questa nuova teoria è nei suoi tratti essenziali molto antica. Per capirne il significato bisogna andare indietro nel tempo, prima di Kant, di Berkeley, prima di Locke e Cartesio. Indietro fino al senso comune primordiale che crede in un mondo che esiste indipendentemente dalla sua conoscenza, ma che crede anche che questo mondo indipendente possa essere direttamente presente alla coscienza e non solo rappresentato o copiato da idee. In breve, il nuovo realismo è quasi identico a quel realismo ingenuo o naturale che è il primo delle nostre tre tipiche forme teorie della relazione di conoscenza e come tale deve essere distinto chiaramente dal realismo dualistico o inferenziale dei cartesiani. La cooperazione tra i sei realisti raggiunge lo zenith con la pubblicazione nel 1912 di un importante volume intitolato appunto The New Realism. Senza esaminare testo per testo possiamo costruire un sommario delle tesi comuni difese dai nuovi realisti. Ovviamente sei filosofi diversi avranno sei posizioni leggermente differenti, ma questi sono punti che sono minimi e condivisi. 1. L'insistenza sulla presenza diretta dell'oggetto di conoscenza, quindi presentazionalismo o monismo epistemologico. 2. E di conseguenza, la critica del dualismo epistemologico rappresentazionalista. 3. Una critica generica al primato logico dell'epistemologia sull'ontologia. 4. La dottrina dell'esternalità delle relazioni e quindi della non condizionalità della relazione cognitiva. Per questa forma di realismo diretto o presentazionalista, ciò che è presente nel mio campo di esperienza sono direttamente gli oggetti fisici che percepisco. E questi oggetti sono elementi essenziali della mia percezione. Se essi vengono a mancare, non percepisco nulla. La percezione, dunque, non coinvolge alcun tipo di stato interno o di rappresentazione mentale. Di contro, per chiarire la nozione opposta di rappresentazionalismo, questa è una buona definizione contemporanea offerta dal filosofo australiano Frank Jackson. Questo quindi è il rappresentazionalismo. Questa teoria afferma che 1. C'è un mondo di coesistenza e natura indipendente da noi e dalla nostra esperienza percettiva. 2. Percepire un oggetto locato nel mondo esterno implica necessariamente l'interazione causale con quell'oggetto. E 3. Le informazioni acquisite tramite la percezione di un oggetto sono indirette, sono informazioni immediatamente riguardanti l'esperienza percettiva causata in noi dall'oggetto e solo derivatamente riguarda l'oggetto stesso. Il punto fondamentale che differenzia il realismo rappresentazionalista o indiretto da quello presentazionalista o diretto è ovviamente il terzo, i primi due sono grosso modo in comune. Riguardo a questa differenza, questo è Montague che racconta nel 1940
il suo passare da un primo orientamento rappresentazionalista al presentazionalismo tipico del neorealismo. Cambiare da una teoria della percezione rappresentazionalista o dualista a una presentativa o monistica. Non che io abbia mai dubitato dell'esistenza dei miei stati mentali e della loro locazione dentro il mio cranio, ma arrivai ad essere convinto che gli oggetti immediatamente presenti alla percezione non erano quegli stati, ma i loro significati o implicazioni, che come tale potevano coincidere, ma non necessariamente, non solo in essenza, ma anche in posizione e in data con le cose e gli eventi nel mondo fuori dal cranio. Qui devo saltare una slide, ma arriviamo al realismo critico. Qualche anno dopo la pubblicazione di The New Realism, si formò un altro gruppo di 7 giovani filosofi americani interessati al realismo, ma insoddisfatti della direzione dei neorealisti. La pubblicazione che emerse da questa nuova collaborazione nel 1920 fu Essays in Critical Realism. Come piccola nota voglio farvi notare come nel titolo di entrambi ci sia questo termine cooperativo. È un segnale importante di una nuova volontà tra questi giovani filosofi di riformare sia il contenuto che il metodo della filosofia, come se ci fosse un legame implicito tra il vecchio idealismo soggettivista e un approccio solitario e individualista alla produzione filosofica. Tutti questi realisti avevano l'ambizione di modellare il lavoro filosofico sull'esempio di cooperazione collettiva degli scienziati e dichiarano esplicitamente di concepire la filosofia metodologicamente al pari con le scienze naturali. Questo ancora prima dell'arrivo del positivismo logico negli Stati Uniti, che quindi trova questo punto di vista un terreno fertile. Come nel caso dei neorealisti, non esaminerò le posizioni di ognuno, ma prenderò in considerazione soltanto il lavoro di Roy Wood Sellars. Questo per due motivi. Primo, a mio parere il filosofo più interessante tra questi 7, anche considerata l'ampiezza dei suoi interessi filosofici e sociali. Due, Roy Wood Sellars è il padre di Wilfrid Sellars, uno dei 2 o 3 più importanti filosofi americani del XX secolo. Ed ecco che presenta un legame diretto tra queste vicende del secolo scorso e il momento presente, anche un'influenza importante su un certo gruppo di filosofi legati al cosiddetto realismo speculativo, me compreso. Al momento io lavoro principalmente su Sellars, il figlio, ma ho un progetto a lungo termine di scrivere un libro sulla relazione, la relazione filosofica tra i due che nessuno ha scritto ancora. Una parentesi storico-sociologica che queste due persone provocano. L'incipiente progresso di cambiamento di stile e di metodo, a cui ho accennato, no, non è vero, non ho accennato perché ho saltato quella slide, comunque c'è un cambiamento di stile e di metodo in filosofia americana. Ed è estremamente evidente se si osserva il lavoro di questi due. Roy rimase per tutta la vita ostile alla filosofia analitica e quello che chiamava il suo processo di neocolonialismo, amareggiato di come la tradizione logico-analitica inglese e tedesca finì per eclissare la filosofia americana di cui lui faceva parte. Wilfrid, dall'altra parte, fu fortemente influenzato dalla svolta linguistica propria della filosofia analitica, soprattutto da Carnap e da Wittgenstein. Nell'arco di solo una generazione lo stile filosofico cambiò radicalmente. Se confrontate i primi articoli di Wilfrid scritti nella metà degli anni 40, con le cose scritte dal padre in quella stessa decade, la differenza di stile e di linguaggio è impressionante. Non sembrano cose scritte in secoli differenti, eppure in una sola generazione l'arrivo dell'approccio logico e linguistico cambiò tutto in filosofia americana. Sellars, Roy, da ora in poi parliamo di Roy, inizia da un presupposto basilare molto differente da quello dei nuovi realisti. Il problema del realismo è prima di tutto una questione epistemologica, che era stata declassata dai nuovi realisti. Le prime frasi del suo Critical Realism, pubblicato prima dell'antologia insieme agli altri, nel 1916, quindi la paternità del termine è sua, mostrano questa netta opposizione al nuovo realismo. E qui lo oppongo a una citazione presa da quel manifesto che ho fatto vedere prima. Questo è Marvin, di cui non abbiamo parlato, però Marvin mette tra il primo punto dei suoi 6 punti importanti sul realismo che l'epistemologia non è logicamente fondamentale. Un elemento da tenere in primo piano riguardo a Sellars è che la sua interpretazione del problema epistemologico è fortemente influenzata da un approccio naturalista ed evoluzionista.
Sellars crede che bisogna iniziare dall'osservazione empirica del fatto che noi siamo un organismo conoscente frutto di selezione naturale, che tende ad acquisire conoscenza che sia evolutivamente vantaggiosa, e che quindi bisogna analizzare e spiegare il processo epistemologico come un processo naturale tra altri processi naturali. Più precisamente, Sellars intende riabilitare una forma di realismo rappresentazionalista, senza per questo finire nelle trappole solipsiste o fenomenaliste che caratterizzano l'evoluzione dell'epistemologia tra Locke, Hume e Berkeley. Sellars quindi ritiene che il monismo epistemologico sia un errore commesso sia dai nuovi realisti che dagli idealisti. La mia tesi, dunque, è che l'idealismo e il realismo hanno avuto essenzialmente la stessa visione della conoscenza, e che la grande sterilità che ha accompagnato le controversie filosofiche è dovuta a questa costante assunzione che la conoscenza implica sempre la presenza di un esistente conosciuto nel campo dell'esperienza. La filosofia si è limitata ad un controverso studio delle dualità tra soggetto e oggetto e non ha innalzato lo sguardo alla triade consistente in soggetto, idea-oggetto, nella scienza analizzabile in proposizioni, ed esistente fisico. È a questa triade che il realismo critico richiama l'attenzione. Questo tema verte direttamente sul problema delle relazioni esterne e interne, che abbiamo già visto essere un cardine fondamentale del dibattito tra gli idealisti e i neorealisti. Già in un paper del 1912, Sellars aveva posto la domanda: c'è una relazione cognitiva? E aveva dato la risposta nella prima pagina: no. C'è dunque una tale relazione cognitiva esterna o interna? Sono dell'opinione che tale relazione non esiste. Sembra dunque che la relazione soggetto-oggetto sia un dogma che è stato articolo di fede nel mondo filosofico. Finora l'approccio più vicino ad un'eresia è stata la dottrina delle relazioni esterne, ma questa dottrina è incerta. Abbiamo bisogno dell'eresia completa e finale. Non c'è nessuna relazione cognitiva. Che significa? Sellars vuole difendere un'epistemologia secondo la quale vi è solo una relazione cognitiva indiretta tra soggetto conoscente ed oggetto fisico. Vi sono, per così dire, due relazioni: quella causale tra oggetto fisico e stato interno e quella epistemica tra stato interno e soggetto. Non vi è un rapporto diretto tra soggetto e oggetto. Sellars vuole insistere sull'aspetto naturalista del processo di percezione. Non vi è nulla di miracolosamente cognitivo nella natura in sé. La relazione tra cosa lì fuori e me come organismo senziente, è puramente causale in termini di stimolazione dei miei sensi. Il soggetto come organismo conoscente ha una relazione cognitiva con una rappresentazione interna composta dai vari input dei sensi ed organizzata in un oggetto di percezione dagli interessi pragmatici ed evolutivi del soggetto organismo. Come Sellars spiega nella sua seconda importante pubblicazione, Il naturalismo evolutivo, se l'esistente fisico è extramentale, non ha senso parlare di una relazione cognitiva tra quello e l'atto referenziale di conoscenza. Tale relazione potrebbe essere solo trascendentale e quindi non naturale. La relazione tra l'esistente e l'organismo è causale, è la fonte degli stimoli, ma la selezione di un esistente piuttosto che un altro come oggetto dipende dagli interessi dell'organismo. La storia che Sellars vuole raccontare è sostanzialmente questa. Il rappresentazionalismo tradizionale di stile locchiano fallisce nel momento in cui la questione è posta di come essere certi dell'esistenza di oggetti esterni corrispondenti alle idee che sono oggetto della nostra percezione, ossia il problema sollevato da Berkeley. La soluzione che è sembrata più semplice dai nuovi realisti e dagli idealisti è dunque quella di optare per un monismo epistemologico. Non ci sono problemi, perché l'oggetto e la percezione dell'oggetto sono quantitativamente uniti, sono la stessa cosa. La direzione causale è ovviamente opposta. Per gli idealisti sono uguali perché il contenuto della percezione, forse l'atto della percezione, costituisce l'oggetto. Per i realisti sono la stessa cosa perché l'oggetto esterno è trasparentemente dato al soggetto, trasparentemente e immediatamente percepito. Ma questa fusione dell'oggetto fisico e del dato percettivo ha prodotto un'epistemologia miope, incapace di descrivere accuratamente il processo epistemologico ed organico che produce conoscenza. Quello che era necessario a un'analisi più accurata è il processo rappresentazionalista, e il suo abbandono fu troppo rapido. Sellars vuole quindi reintrodurre questa distinzione tra contenuto della percezione, che chiama in vari modi durante la sua carriera idea, oggetto, percetto, datum, dall'oggetto fisico della percezione,
Questo disegno, tra l'altro, viene da un libro di Wilfrid, che grosso modo aveva le stesse idee a questo riguardo. E, dall'oggetto della percezione, evitando il problema dello scetticismo che era stato associato a questa posizione e anche evitando di reintrodurre un dualismo cartesiano, il dualismo che Sellars vuole epistemologico e non ontologico. Gli oggetti esterni sono reali e indipendenti, ma non ci sono dati, ci riferiamo ad essi tramite la mediazione e rappresentazioni interne. Le sensazioni sono una condizione necessaria per la conoscenza, ma non sufficiente. Non sono da sole un modo speciale di conoscenza. Da sole sono epistemicamente inerti. Sellars articola in modo esplicito la differenza tra il nuovo realismo e il suo critical realism in un paper del 22. Entrambi i gruppi sono d'accordo sul principio primario del realismo, che l'oggetto della conoscenza è indipendente per quanto riguarda la sua esistenza e la sua natura dall'atto di conoscenza, ma differiscono per quanto riguarda la locazione dell'oggetto e riguardo al tipo di conoscenza. Questa differenza è generalmente espressa con il contrasto tra trascendenza e immanenza. Il realista critico mantiene che le cose fisiche e le altre menti trascendono la mente del conoscente, mentre il neorealista è convinto che questi sono direttamente dati alla sua mente. Sellars difese questa posizione, rifinendola durante i decenni, per tutta la sua carriera. In un volume di retrospettiva sul suo lavoro, pubblicato nel 69, spiega come: per molto tempo ho sostenuto che vi erano possibilità fra il presentazionalismo e il rappresentazionalismo di Locke. Perché non considerare l'atto di percezione come referenzialmente diretto all'oggetto esterno che controlla le sensazioni nel soggetto percipiente? E considerare queste sensazioni come funzionanti in questo contesto, come informative e non terminali? In questo modo la referenza oggettiva si potrebbe sviluppare sulla base del responso reattivo e le informazioni sensoriali viste come fatti riguardanti gli oggetti. Forse questo passaggio è un po' oscuro, anche perché assume alcuni elementi non resi espliciti, ma i punti fondamentali sono questi. 1. Le sensazioni che in questo contesto indicano il percetto o il contenuto sono controllate dall'oggetto esterno, ovvero vi è un rapporto di dipendenza causale, ma non direttamente epistemica, tra realtà fisica e rappresentazione. 2. Tali sensazioni sono informative e non terminali, ossia non si tratta di un fenomenalismo o di una teoria dei sense data, dove il nostro atto epistemico si può estendere solo fino al contenuto della rappresentazione, e tale quindi potrebbe emergere il problema dello scetticismo al mondo esterno. Tale contenuto è informativo della realtà esterna. 3. Se questi contenuti dunque presentano fatti riguardo agli oggetti esterni e non gli oggetti stessi, questi fatti vanno intesi come interpretati concettualmente e articolati proposizionalmente. In un articolo presentato nel 54, in un simposio dedicato al padre, Wilfrid Sellars spiega così il realismo della posizione epistemologica del padre. Dunque, quando Jones vede una sedia, benché la sua esperienza percettiva è fondata su, guidata e controllata dalle sue sensazioni, non c'è nulla nella natura di questa aboutness o referenza che ci richiede di dire che la sua esperienza è primariamente riguardo alla sensazione e riguardo alla sedia solo in qualche senso più complicato o derivativo di riguardo a. La sua percezione è mediata da le sensazioni, ma la sua percezione non è delle sensazioni, è della sedia. Voglio sottolineare come questa strategia rappresentazionalista non è solamente una posizione epistemologica scelta arbitrariamente, né una curiosità storica. Paul Coates, in un recente libro sulla metafisica della percezione, esplicitamente ispirato dal lavoro di Wilfrid Sellars, difende una versione contemporanea del realismo critico, spiegando che l'analisi realista critica in due componenti spiega perché le esperienze percettive hanno sia aspetti diretti che aspetti indiretti. La mia percezione del gatto bianco e nero è mediata dai miei stati fenomenologici interni, ma nella percezione, nei concetti, nella forma di catture percettuali o pensieri percettuali, si relazionano direttamente, senza inferenza, agli oggetti fisici esterni che vedo. Come ho anche notato, nell'interpretare le esperienze come indipendenti da stati interni, il realista critico è in disaccordo con il realista diretto riguardo alla questione se il componente fenomenale dell'esperienza è distinto dall'attuale gatto situato nel mio circondario fisico. Per il realista critico sì, è distinto, non è la stessa identica cosa. Inoltre, anche più recentemente, nel suo Cognizione e percezione,
Athanasios Raftopoulos ha difeso una posizione simile sulla base empirica delle analisi recenti, sulla base empirica dell'analisi dei recenti studi neurofisiologici del meccanismo di percezione visiva, riproponendo quello che è in effetti un realismo critico pienamente naturalizzato. Raftopoulos spiega che i veicoli rappresentazionali non sono immagini su qualche schermo percettivo, sono stati neuronali del cervello. Il contenuto fenomenale della nostra esperienza, ossia quello che prima Sellers chiamava le sensazioni, sono i contenuti degli schemi di attivazione neuronale che emergono durante la percezione, ovvero sono gli stati neuronali e i loro schemi che sono la base della percezione. Quando percepiamo, siamo in un tipo di contatto causale con gli oggetti del mondo. Ora, benché questo contatto è certamente mediato dagli stati psicologici neuronali del percipiente, non percepiamo tramite la percezione di questi stati ed esaminando il loro contenuto. Nell'avere tali stati percepiamo il mondo, non percepiamo questi stati. Ovviamente Sellers, padre, non aveva questi concetti a disposizione, il neurone era stato appena scoperto nella prima decada del XX secolo, ma insisto sul naturalismo del realismo critico perché è importante ricordare come ho menzionato prima, che Sellers si avvicina al problema epistemologico con una prospettiva naturalista. Noi siamo prima di tutto organismi che ricevono informazioni dall'ambiente circostante. In termini di slogan, come apparsi nei titoli dei suoi tre lavori più importanti, Sellers ha fondamentalmente difeso tre posizioni: il realismo critico e il naturalismo evolutivo come teorie e background epistemologici, e il realismo fisico come teoria ontologica. Questo è uno dei miei passaggi preferiti, dove associa una vivida immagine a questo ideale evoluzionistico. La conoscenza è senza dubbio un'operazione naturale basata su abilità frutto di evoluzione. Dargli una spiegazione naturalistica, come abbiamo già suggerito, significa incoronare la scienza stessa. La natura è un mondo in cui la conoscenza ha luogo, esattamente come un mondo in cui il carbone brucia e la dinamite esplode. Possiamo correttamente pensare all'epistemologia come una scienza speciale che si occupa del fatto della conoscenza. E nella prefazione del suo libro successivo insiste che mi occuperò di scienza, di epistemologia e di ontologia. Cercherò di mostrare come l'uomo sia parte della trama del mondo e che il suo fare, il suo conoscere ed il suo valutare non possono essere compresi se separati da questo status. Questi passaggi hanno anche una risonanza metafilosofica importante. Per Sellers la filosofia e la scienza hanno un rapporto indissolubile. La filosofia è una scienza che ha per oggetto lo strumento usato da tutte le altre scienze per l'esame dei loro oggetti, ossia il processo cognitivo, mentre la scienza si occupa di descrivere quell'universo in cui il processo cognitivo è uno tra i tanti processi naturali. Ci sarebbe altro da dire riguardo a Sellers, ma avviandomi verso la conclusione voglio spiegare perché questa posizione di realismo critico, e in particolare la sua significativa espansione nell'opera del figlio Wilfrid, è da tenere in seria considerazione da chiunque oggi sia interessato al ritorno del realismo. Ritornare al realismo ingenuo, qualunque cosa ciò voglia dire in pratica, non è un'opzione accettabile per noi filosofi del XXI secolo. Ci sono argomenti epistemologici, scientifici e sociologici che ci mostrano come un rapporto diretto, immediato e trasparente con la realtà che ci circonda non è un obiettivo raggiungibile, non è realista, sebbene sia stata una tentazione comune della storia della filosofia. L'eredità del realismo critico ci invita a rigettare quello che Wilfrid Sellers ha notoriamente definito come il mito del dato. Come creature razionali, per noi, la percezione è un risultato derivante dall'uso discorsivo del nostro intero apparato concettuale. L'idea di poter percepire il pacchetto completo, per così dire, di un oggetto e della sua completa classificazione categoriale solo guardandolo è dimostrabilmente un errore ereditato dal cartesianesimo e dai suoi supporti teologici. Quindi se Roy Wood Sellers osserva che, questa l'ho dovuta saltare, la visione dei greci considerava la conoscenza come donante l'essenza definiente di una cosa. Questa tesi è prona a dare il supporto all'assunzione che le cose hanno un certo tipo di forma o essenza definita che la mente afferra. Il realismo medievale fece questa assunzione. Ora, io sono convinto che dobbiamo abbandonare questa posizione perché è un miscuglio tentatore di verità ed errore. E suo figlio Wilfrid gli fa eco. Bene, la storia della filosofia contiene molte cose che lasciano perplessi, nessuna delle quali è stata così persistente quanto la nozione che abbiamo una forma basilare di coscienza di qualcosa come qualcosa, ossia
ci viene l'oggetto e il suo concetto allo stesso tempo, da cui possiamo formare poi un concetto generale. L'idea fondamentale è che per percepire, in contrasto almeno ricevere di sensazioni dal mondo esterno, ossia una parte del processo conoscitivo che non è mai in dubbio, ma che non è sufficiente per ottenere conoscenza, abbiamo bisogno di avere già disponibile una struttura concettuale in grado di permetterci di interpretare e organizzare i dati che riceviamo, anche se questi dati sensoriali sono oggettivi e indipendenti dall'attività concettuale. E voglio insistere su questo. Nessuno sta dicendo che gli input sensoriali sono già sempre concettuali, o difendendo l'idea relativista che risale a Kuhn, secondo quale tutta la percezione è theory laden. Non so come è tradotta in italiano questa espressione. Guidata dalla teoria. Ma piuttosto che per essere epistemicamente efficaci, devono essere inseriti in un network inferenziale di concetti. Ora, non voglio entrare nei dettagli complessi di questa argomentazione e di come si è evoluta nei filosofi discepoli di Wilfrid Sellars, prima di tutti al giorno d'oggi John McDowell e Robert Brandon, ma piuttosto allargare lo sguardo all'intero panorama filosofico contemporaneo. Se mettiamo fra parentesi le differenze di vocabolario, di metodo, di influenze filosofiche e di stile, che è tanto, ma si può, la critica antifondazionalista di Sellars, padre prima e figlio poi, al mito del dato e l'enfasi sulla mediazione concettuale, è un messaggio filosofico in essenziale accordo con quelle tendenze antimetafisiche della filosofia francese del XX secolo, ed in particolare con il progetto di critica alla metafisica della presenza di verità. E c'è almeno un filosofo più importante di me che ha visto questa connessione con molta chiarezza, Rorty. Rorty era un convinto sellarziano e, come sappiamo, anche un entusiasta lettore di Derrida, a mio parere interpretando malissimo entrambi, ossia come antirealisti. Ma ciò non toglie che questa consonanza concettuale esiste e va correttamente riletta in chiave realista. Per illustrare rapidamente il problema di Rorty riguardo a Wilfrid Sellars, Rorty aveva ragione a sostenere che l'attacco di Sellars al mito del dato mi sembrò rendere dubbiose le assunzioni dietro alla maggior parte della filosofia moderna, ma semplicemente sbagliò a ripudiare uno dei cardini del pensiero di Sellars, la nozione di picturing, che non posso spiegare concisamente ora, ma basti dire che è la chiave di volta realista e fisicalista della sua teoria epistemologica. L'ha rigettata come uno sfortunato passo indietro nel rappresentazionalismo, una recrudescenza dell'ultimo minuto nella pia speranza che i grandi problemi formulati dalla tradizione filosofica e più in particolare da Kant non erano del tutto illusori. Allo stesso modo, Rorty aveva semplicemente torto nel presentare Derrida come un quietista non kantiano senza argomentazioni filosofiche. Questo è un articolo del 74, mi sembra. Filosofi neocantiani come Putnam, Strawson e Rawls hanno argomentazioni e tesi che sono connesse con quelle di Kant con una serie relativamente chiara di trasformazioni purificanti, trasformazioni che si considerano di una visione sempre più chiara delle problematiche persistenti. Per i filosofi non kantiani non ci sono problematiche persistenti, a parte forse l'esistenza dei kantiani. Non kantiani come Heidegger e Derrida sono figure emblematiche che non solo non risolvono problemi, ma che non hanno argomentazioni o tesi. Ho inserito questa breve parentesi su Rorty perché mi sembra importante insistere che, primo, la distanza tra le due tradizioni filosofiche, che è sicuramente sociologicamente reale, è stata spesso amplificata, mi spiace dirlo, da lettori faziosi come Rorty, che hanno presentato una versione quantomeno distorta di figure continentali al pubblico anglofono. E due, che correggere questa deformazione significa essere in grado di attingere al meglio delle riserve di concetti e di idee di entrambe le tradizioni e di riconoscere dove le due tradizioni hanno affrontato lo stesso problema, che è una risorsa importantissima per il realista contemporaneo. Concludendo, ho un paio di paragrafi e ho finito. Rifiutare una concezione della conoscenza come ricezione diretta e passiva di dati già carichi di piena valenza epistemica non significa adottare un relativismo concettuale e negare la realtà oggettiva, e neppure credere che questa sia empiricamente reale ma trascendentalmente ideale sullo stile di Kant. Significa solamente riconoscere i vincoli di carattere neurofisiologico che ci impone il nostro essere animali, la necessità del ruolo della mediazione concettuale e come la semantica del linguaggio in cui questi concetti sono articolati dipende da strutture socio-pragmatiche. In un certo senso, dunque,
Come Sellars padre costruì il proprio realismo critico tramite una dialettica con quell'idealismo che la sua generazione intendeva superare, definendolo quasi un interludio necessario, così la novità del nuovo realismo, o realismo speculativo contemporaneo, dovrebbe consistere non nel ritorno a una concezione pre-postmoderna, e uso questo termine con cautela perché non sono del tutto convinto della sua utilità nel mappare il territorio concettuale del XX secolo, di realismo ingenuo, ma nel perseguire un realismo robusto e scientifico, al pari con i risultati delle scienze contemporanee, ma anche consapevole delle possibili deformazioni che i nostri apparati concettuali possono portare alla conoscenza dell'universo e della realtà quotidiana, che significa anche preservando il meglio del discorso critico continentale del XX secolo, in cui inserisco sia Derrida che Foucault, ma abbandonando le paralisi ironiste e scetticiste imposte da un'applicazione ottusamente ferrea della cosiddetta logica del sospetto. Come Sellars, padre e figlio, insistono a ricordarci, la conoscenza della struttura del mondo è il risultato laborioso di un processo analizzabile e spiegabile naturalisticamente, e non il dono diretto di un'intuizione intellettuale. L'insistenza giusta, mi pare, sul realismo negativo, che credo che sia un termine usato da Eco, infatti impone la visione che difendo. Come può un'esperienza sensoriale essere in alcun modo recalcitrante, a meno che non sia un elemento di una percezione già riccamente concettuale? Un flusso diretto e non interpretato di sensazioni non può mai essere internamente contraddittorio. Se la realtà è ciò che ci pone un ostacolo, questo ostacolo è posto alla nostra erronea e rivedibile articolazione concettuale dell'universo, imponendoci dunque un continuo riarrangiamento di tale network di concetti, e non semplicemente al nostro incontro sensibile con essa. Sono dunque d'accordo con la nozione di inemendabilità, ossia, come spiega Ferraris, il fatto che ciò che ci sta di fronte non può essere corretto o trasformato attraverso il mero ricorso a schemi concettuali. Il mio punto, seguendo la tradizione del realismo critico dei due Sellars, è che ciò che ci sta di fronte non può essere l'oggetto di piena conoscenza se non tramite schemi concettuali, ed è proprio l'oggetto esterno che impone la continua correzione e trasformazione di tali schemi. Un realismo diretto, vittima del mito del dato, rende infatti impossibile la fiducia nel processo delle scienze. Se fosse vero che entriamo in rapporto diretto e trasparente con la realtà, la futura revisione di concetti sarebbe semplicemente non necessaria e non vi sarebbe nessun processo conoscitivo, progresso conoscitivo. Per condensare, in un certo senso, il messaggio fondamentale del mio intervento, credo che se c'è una cosa che in quanto filosofi e in quanto realisti possiamo fare oggi per contribuire al miglioramento della società largamente anti-intellettualista in cui viviamo, è ristabilire ed inserire nel lessico sociale la nozione di autorità epistemica. La conoscenza e l'autorità che essa conferisce sono, su scala individuale e su scala societaria, un traguardo raggiungibile e preservabile solo grazie a un certo sforzo cognitivo e non un dono ricevuto a titolo gratuito. Grazie.